225. I servizi di scorta e tutela in giro solo a Roma bastano a intasare il traffico. Magistrati, vertici troppo in vista, ma anche semplici onorevoli o senatori. È un numero sterminato di ex qualcosa. Che senso ha la scorta per l'ex presidente della Camera o per l'ex presidente del Senato? Il 30 io dismetto anche l'auto. Perché non l'ha dismessa prima? Lo chiedo al Ministero degli Interni di quale pericolo correvo. Pure lei c'ha la scorta? Sì, ce l'ho anch'io, ma non è che l'ho chiesto io. Né? Nessuno l'ha chiesto, però. Lo so, ho capito. Se vuole salire lei... Se ci invita, volentieri. Non tocca a me rinunciare alla scorta. Diciamocelo, l'auto blu fa figo. È il simbolo del potere. Di parcheggiare in divieto. Auto blu. Come in area pedonale. Stiamo riprendendo le automobili. Le auto blu. Non è all'autorizzazione di registrare quella macchina. Questa strada che cos'è? Pubblica? E io sto sul suolo pubblico e quindi posso riprendere, no? Se lei non vuole che riprenda la macchina, la vado a parcheggiare in un luogo privato e non in un luogo pubblico. Funziona così. Chi è senza scorta, scagli la prima pietra. Ce l'hanno i segretari di partito. Il segretario, anche lei con la scorta. Anche se molto ex. Scusatemi. Il capo della previdenza sociale. Solo questa domanda. Per quale motivo poi il presidente dell'INPS debba avere la scorta? E poi, perché non ci vuole rispondere? Non le possiamo chiedere niente sulle scorte? Non permette una domanda? Perfino i conduttori. Non solo. Mario Monti, ex presidente del Consiglio, Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, Josefa Idem, ex ministro pari opportunità, Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, Anna Finocchiaro, Gianfranco Rotondi, Ciriaco De Mita, ex presidente, ex segretario, ex ministro, ex onorevole, Renata Polverini, ex presidente Regione Lazio, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma. E a proposito di scorte, c'è chi, come la senatrice Finocchiaro, non sembra utilizzarli per fini propriamente istituzionali. Onorevole, hanno pubblicato l'elenco di tutti i politici che hanno le scorte. Lei è uno di questi. Sì. Si può spiegare in qualità di cosa c'è la scorta? Il segretario dipende non da me ma dal Ministero degli Interni, come si chiama? Segretario di partito? Finché c'è, non è che dipende, non è che l'ho chiesto io. In fase di spending review lei la ritiene normale? Ma chi è che fa la scorta? Agenti di polizia. 2000 in tutto il territorio nazionale. A loro l'auto funziona. I poliziotti vanno a piedi. I poliziotti vanno a piedi. Lavorano anche oltre l'orario di servizio. L'effetto del blocco delle assunzioni ha determinato un progressivo invecchiamento del personale della Polizia di Stato, di conseguenza oggi ci ritroviamo per strada poliziotti che hanno 50 anni. Voi vi renderete conto che fare un inseguimento a 50 anni non è la stessa cosa di farlo a 20, a piedi. Le auto blu ci costano 1 miliardo e 50 milioni di euro all'anno, ma non basta. C'è il noleggio con conducente, altri 240 milioni di euro. Euro più, euro meno, quanto è stato tagliato alla Polizia di Stato nel triennio 2009-2011? 1 miliardo 166 milioni di euro.